se dovesse arrivare a questa situazione di essere in mezzo a questi 126 esuberi, non posso mettere tutto questo peso sui miei genitori, io, il mutuo, mio figlio, e quindi sarò costretta purtroppo a vendere la casa e non lasciare un po' di casa e i miei sacrifici a mio figlio, che era quello che, mi viene il magone a dirlo, che era quello che ho sempre voluto. Lei è Samantha Poggi, 46 anni, e una delle lavoratrici da settimane in mobilitazione alla Perla, storico marchio di Intimo Made in Italy con sede a Bologna, la cui nuova proprietà olandese, subentrata poco più di un anno fa, ha annunciato 126 lettere di licenziamento già pronte per essere inviate. Il mio stipendio sono più o meno 1250, io pago 800 euro di mutuo tutti i mesi, si crolla un mondo. Devo anche vivere, benzina, venire a lavorare, quindi cioè, non è che tutte le sere vado fuori, festa, però cioè, a 46 anni un minimo vorrei anche vivere un attimino. Il lavoro di Samantha alla Perla, dove è stata assunta nel 1991, è l'unica fonte di reddito in casa, dove vive col figlio ventenne, disoccupato e cresciuto praticamente da sola dopo la fine di una storia d'amore, e i genitori in pensione. Pensione di due operai, quindi non parliamo di 3 o 4 mila euro al mese, non riuscirebbero neanche loro a mantenere tutto ciò. Hai lavorato tutta una vita e ti dici adesso cosa faccio? 46 anni, io come tutte le mie colleghe vorremmo rimanere alla Perla, perché la Perla è la nostra seconda casa, diciamo, è la nostra vita, e lotteremo fino alla fine. Io sono una di quelli che ha 50 anni, sono troppo giovane per andare in pensione e troppo vecchia per ricollocarmi, quindi non saprei dove sbattere la testa. Io ho 47 anni, lavoro alla Perla da 29 anni, è stato il mio primo lavoro, e se mi dovessi trovare a casa non ho la più pallida idea di cosa potrei fare della mia vita. La lotta delle lavoratrici, colorata e ironica, in effetti nelle ultime settimane non si è mai fermata, e dopo l'ennesimo sciopero a Bologna, oggi è previsto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. La richiesta al MISE sarà sicuramente di bloccare i licenziamenti, e poi sinceramente per riorganizzare l'azienda ci vorrà anche la cassa integrazione, perché noi non abbiamo più niente fino all'anno prossimo settembre. Le istituzioni dell'Emilia Romagna e di Bologna sono tutte con noi, speriamo che si aggiunga anche il governo di Roma.